Noi torniamo subito con Raffaello Leonardo in cronaca diretta, perché sta per partire, eccola qui la starting list del due senza maschile. Barca peraltro già qualificata per quanto riguarda i colori azzurri alle Olimpiadi di Rio, e andiamo a vedere in acqua 1 la Spagna, in acqua 2 l'Italia Societaria, in acqua 3 l'equipaggio Nicolò Mornati, Ivan Capuano, in acqua 4 Emanuele Liuzzi, Luca Parlato ancora per l'Italia, la Grecia in acqua 5 e la Spagna in acqua 6 con Alvaro Romeo e Ramon Gomez. Qualche attimo prima della partenza, fase di allineamento, concentrazione massima, sono partiti in questo momento gli equipaggi, ricordiamo Spagna, Italia, 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 Grecia e Spagna, l'ordine dall'acqua 1 all'acqua 6, e qui per i colori azzurri in acqua 3 Mornati Capuano è l'equipaggio sul quale si concentrano le nostre attenzioni. Ieri secondi alle spalle proprio degli spagnoli Romero e Gomez. Sì, ti correggo Lorenzo, ieri erano stati secondi, ieri ha vinto la coppia di Abagnale e Montrone, che oggi sono sull'otto. Perché c'è stata l'inversione, è vero. Sì, da tener conto che in questa specialità abbiamo qualificato dallo scorso anno ai campionati del mondo di Aguibellé proprio con Niccolò Mornati, era prodiere dell'equipaggio insieme a Vincenzo Capelli, che oggi è fermo per un problema fisico, una leggera bronchite per lui, quindi ha preferito tenerlo un attimo al caldo, mentre ieri Niccolò gareggiava con Simone Venier, oggi con un altro ragazzo, un giovane esordiente, proprio Ivan Capuano, napoletano del Savoia. Una barca, possiamo dire, su cui possiamo puntare. Niccolò è un esperto, ormai forse tra i più anziani della squadra, che comunque scende in barca e gareggia a questo punto con chiunque in attesa che si rimetta in forza. Io credo li vedremo alla gara di Coppa del Mondo insieme di nuovo, Vincenzo Capelli e Niccolò, e sarà quello forse l'equipaggio da tenere d'occhio per questa specialità. E a proposito di Coppa del Mondo, ricordiamo il primo appuntamento con la Coppa del Mondo dal 15 al 17 aprile, provincia di Varese a Schiranna, un appuntamento che in calendario viene segnato dai tecnici come punto per momento per la definizione quasi definitiva degli equipaggi da portare poi avanti, eventualmente sicuramente a Rio, anche in vista poi delle qualificazioni e dei ripescaggi dal 22 al 25 maggio a Lucerna. E mentre quella che abbiamo definito la deadline, ovvero l'ultimo punto che si può fare per definire gli equipaggi proprio in vista di Rio, è dal 17 al 19 giugno in occasione della terza prova di Coppa del Mondo in Polonia a Potsdam. E hai detto bene, la giusta, nel giusto ordine, la scaletta delle gare che ci porteranno da qui alle Olimpiadi di Rio sarà un percorso abbastanza complesso ma necessario, perché bisogna capire, come dicevamo e lo ripetiamo, per fare i giusti accorgimenti e quindi i giusti cambiamenti laddove ce ne fosse necessario sugli equipaggi. Ricordiamo Olimpiadi di Rio dal 5 al 21 agosto, la settimana, invece il periodo di regate è dal 6 al 14 agosto, questo è il calendario all'interno delle Olimpiadi riservata alle regate del canottaggio. Sì, il canottaggio gareggia sempre nella prima settimana, quindi il giorno successivo all'inaugurazione di solito, per poi dare spazio nello stesso bacino alle gare della canoa, e quindi l'avvicendamento prima settimana canottaggio, seconda canoa. La nostra squadra, come dicevamo, sta facendo un percorso leggermente diverso e parallelo, dove c'è una squadra, come diceva appunto il presidente Abagnale, che sta preparando la qualificazione, una squadra invece il resto che si sta preparando direttamente per le Olimpiadi.
quindi una preparazione leggermente anticipata per coloro che andranno a presentarsi per la qualificazione a maggio e un po' più in ritardo per quelli che andranno a gareggiare ad agosto direttamente alle Olimpiadi. Quindi un leggero minimo svantaggio, presumo, anche perché poi avere la forma a Lucerna per staccare il pass ti costringe poi a mantenerla per un periodo lungo in occasione per arrivare eventualmente poi a Rio, mentre chi è già qualificato può permettersi, tra virgolette, di riposare un attimo e spostare la preparazione proprio in vista di Rio. Questo a sottolineare ancora una volta l'importanza di poter staccare il prima possibile il pass per un evento olimpico per poter poi calendarizzare meglio la preparazione proprio in vista di un grandissimo evento che tu poi puoi raccontare in prima persona, perché non l'avevo fatto prima in fase di presentazione, ma lo ricordo oggi: hai conquistato ad Atene 2004 il bronzo nel 4 senza e poi hai anche 4 medaglie di campionati mondiali, 2 oro, un argento, un bronzo. Io, e quindi ovviamente sai di quello di cui ho cercato di parlare in questo momento sulla preparazione. Certo, la preparazione è importante, interpretare bene l'allenamento, riuscire ad arrivare al momento giusto nella forma giusta, quindi non è cosa semplice, ma gli atleti e soprattutto lo staff tecnico che noi abbiamo è di primo ordine, quindi di sicuro ovviamente gli avversari sono veramente competitivi. Ormai il canottaggio è diventato non più appannaggio delle nazioni blasonate, quindi il mondo anglosassone, ma vediamo veramente spuntare fuori equipaggi da nazioni che non hanno mai avuto una tradizione nel canottaggio, magari andarsi a prendere delle medaglie importanti. E allora andiamo a vivere intanto gli ultimi 250 metri, perché ci sono già le boe rosse attorno alle imbarcazioni in questa finale di due senza in acqua 6, no, in acqua 4 l'Italia e la Grecia in acqua 5. Sono questi due equipaggi che si stanno giocando la vittoria, un bel testa a testa tra Grecia e Italia, leggerissimo vantaggio in acqua 3 per l'Italia. Mornati Nicolò e Capuano Ivan vanno a vincere col tempo di 6:48:39 sulla Grecia, e la Spagna in terza posizione. Sì, bellissima gara di Ivan Capuano e Niccolò Mornati, erano partiti abbastanza in sordina nella prima parte, sfilata via prima la Spagna, poi la Grecia, loro sono rimasti lì sempre a contatto, poi bellissima la progressione negli ultimi 500 metri, questo ragazzo giovanissimo che probabilmente non credeva neanche di poter gareggiare con un compagno così importante come Niccolò. Ricordiamo che Niccolò già presente proprio in questa specialità del due senza alle Olimpiadi di Londra con Lorenzo Carboncini, furono solo quarti, si sperava in una medaglia, però comunque un vero fuoriclasse, uno specialista, uno che ti mette in barca e ti dà una certezza, una sicurezza e ti fa remare veramente in comodità. La vittoria di Niccolò Mornati, Ivan Capuano per i colori azzurri. C'è un problema fisico per Ivan Capuano, perché vediamo che è sorretto da Niccolò Mornati. Dalla regia Stefano Brunozzi ci comunica che ha avuto veramente un leggero malore, diciamo, non da essere stato bene di stomaco subito dopo l'arrivo, e lo vediamo veramente molto molto affaticato durante la premiazione. Andiamo con il podio, in sesta posizione troviamo l'equipaggio spagnolo, poi in seconda posizione, con i premiati adesso dal presidente Abbagnale, l'equipaggio greco. E adesso è il turno degli italiani, Niccolò Mornati e Ivan Capuano. Sì, bellissima prova dei due ragazzi azzurri, Ivan è decisamente provato, ha
raschiato veramente tutte le energie che aveva, ha dato fondo a tutte le energie che aveva. Bravissimo, giovanissimo questo ragazzo che si è trovato all'ultimo istante in barca con uno scappellotto da parte del presidente.